Nuovi Uffizi sempre più grandi a Firenze. Dopo il completamento dei lavori nell'ala di ponente del piano nobile della galleria, sono state aperte al pubblico 24 nuove sale, 6 dedicate all'esposizione museale con le opere della maniera moderna, una riservata alla sosta dei visitatori e 17 dedicate alle mostre temporanee, inaugurate con un'esposizione su Ferdinando dei Medici, il gran principe collezionista e mecenate della fine del Seicento. Nelle nuove sale rosse hanno trovato posto 39 opere di artisti romani della prima metà del Cinquecento e poi di Correggio, Parmigianino, Giorgione, Sebastiano del Piombo, Tiziano e dei grandi pittori lombardi, preludio ai dipinti di Caravaggio che saranno presto collocati in nuove sale di colore giallo. Abbiamo sistemato diversamente, a parte uno o due opere recuperate, quello che avevamo già a disposizione, perché ho sempre detto che il nostro intento principale è quello di far vedere molto meglio quello che abbiamo. Non è più possibile vedere opere di grandissima qualità, di grandissimo tenore storico e artistico con un intervallo di 10-15 centimetri. L'esposizione temporanea che ruota intorno a Ferdinando de' Medici vuol far conoscere al grande pubblico questo personaggio definito dagli studiosi straordinario, eclettico e articolato. Tra le opere, la Madonna del Collo Lungo di Parmigianino, che lui comprò con un acquisto straordinario che ha abbellito la galleria per sempre. Poi ci sono opere del Bimbi, del Gabbiani, dei suoi artisti preferiti in Firenze, ma anche opere veneziane e olandesi che rappresentano il suo gusto per la creatività di tutti i tempi e di tutti gli spazi, compresa anche l'antichità, perché è stato anche collezionista di oggetti antichi.